L'ordine del giorno reca l'audizione dei commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza in merito allo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Presso la Commissione è in corso di svolgimento un approfondimento in merito allo stato delle recenti vicende delle banche popolari venete. Con riferimento all'odierna audizione sono presenti i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza, l'avvocato Giustino Di Cecco, il dottor Claudio Ferrario e il dottor Francesco Schiavone Panni, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. La Commissione segnatamente ritiene opportuno acquisire informazioni sullo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con particolare riferimento ad azioni di responsabilità, sequestri, tempi previsti per la procedura di liquidazione, capienza dell'attivo ricostruito e percentuale di recupero ipotizzabile. Do quindi la parola ai auditi. Prego. Buongiorno a tutti. Illustrissima Presidente e illustrissimi componenti del della Commissione, abbiamo depositato questa relazione sintetica di cui oggi daremo conto e nei termini abbiamo depositato anche una relazione segretata su alcuni punti per consentire alla procedura di massimizzare i propri vantaggi. Illustreremo questo elaborato a pezzi tra noi tre commissari. All'inizio dell'elaborato appunto che abbiamo predisposto in risposta alla richiesta formulataci dalla Commissione, indicheremo la genesi della procedura, lo stato dell'attivo e del passivo della procedura, per poi addentrarci in alcune operazioni, in alcune situazioni sul contenzioso, le operazioni baciate e quant'altro. Quindi, cominciando, rappresentiamo sinteticamente i dati alla data del 31/12/2016 della società Banca Popolare di Vicenza, emergenti dal bilancio, ultimo bilancio depositato, atteso che la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa il 25 giugno 2017 e il bilancio del 2016 evidenziava un gruppo articolato con capogruppo Banca di Vicenza, a cui facevano riferimento una serie di altre società, e un gruppo con circa 502 sportelli, oltre 5.000 persone, che, dipendenti che lavoravano, e un attivo di 34 miliardi, un passivo di 32 miliardi e un patrimonio netto di 2 miliardi già al netto della perdita subita nel 2016 che si attestava a circa 2 miliardi. La raccolta era di circa 30 miliardi e gli impieghi verso la clientela di 22. Questi erano i dati cristallizzati al 31/12/2016, ultimo bilancio approvato. All'avvio della procedura di LCA 25 giugno 2017... è stata redatta una situazione patrimoniale i cui dati in sintesi si possono riepilogare in un attivo di 30,7 miliardi, di cui 18,7 di crediti verso la clientela, debiti verso la banca, verso banche e clientela per circa 25 miliardi, che rappresentavano circa l'82% del totale del passivo, e un equity, un patrimonio, mezzi patrimoniali, per circa 1,9 miliardi già con la perdita della frazione di periodo 1-1 data di LCA, avvio dell'LCA 25 giugno 2017. Quali sono stati gli adempimenti, le prime cose che noi commissari abbiamo posto in essere all'atto della nostra nomina, avvenuta, come detto, la società è stata posta in liquidazione coatta con decreto del Ministero e noi siamo stati nominati con decreto con provvedimento di Banca d'Italia. Il 26 giugno è stato sottoscritto il contratto di cessione con Banca Intesa di alcune attività e passività e di alcuni rapporti giuridici, che ha comportato di fatto l'intera cessione dell'azienda bancaria, inclusa la banca che era controllata dalla Banca di Vicenza, che era Banca Nuova. La partecipazione totalitaria che Banca di Vicenza aveva in Banca Nuova è stata anch'essa ceduta all'interno del perimetro dell'insieme aggregato. Il perimetro del cosiddetto insieme aggregato era costituito
per 27,8 miliardi di attivo, per 31,3 miliardi di passivo, da cui emergeva una differenza negativa, uno sbilancio negativo di 3,5 miliardi. L'esatta individuazione del perimetro di cessione dell'insieme aggregato e delle poste è stata oggetto di un'analisi, di una due diligence svolta da un collegio di commissari, di esperti nominato dal MEF, che l'8 febbraio, i primi giorni di febbraio, ha depositato l'elaborato finale con cui sono state cristallizzate le poste attive e passive oggetto di cessione. E come detto è emerso uno sbilancio negativo di 3,5 miliardi che poi si è in parte ridotto a seguito di un riconoscimento di una componente attiva costituita da attività fiscali per imposte attive. In sintesi, all'atto della cessione, la cessione della banca ha determinato uno sbilancio passivo di 3,2 miliardi. Come detto, non tutte le attività e le passività della banca sono state oggetto di cessione nei confronti di Banca Intesa. Parte di attivo e di passivo è rimasto nella LCA ed è quello che i sottoscritti commissari hanno gestito e stanno gestendo nell'attività liquidatoria. Di fatto l'attivo rimasto nella LCA è composto per circa l'80% da crediti deteriorati, di cui poi si dirà, per circa il 13% da attività finanziarie e da partecipazioni, per circa il 4% da crediti verso le banche, principalmente rapporti con altre società del gruppo bancarie, e il residuo da attività fiscali anticipate. Per circa l'attivo totale rimasto nella liquidazione coatta è 6,8 miliardi. A questo attivo si contrappone un passivo costituito in gran parte da due poste. La prima posta è lo sbilancio emerso in sede di cessione, come prima ho detto, del perimetro aziendale dell'insieme aggregato, che è 3,2 miliardi. E questo rappresenta un debito nei confronti di Intesa, perché per questo debito è stato erogato un finanziamento nel dicembre del 2017 di pari importo, della durata di 5 anni, quindi scadente il dicembre del 2022, al tasso di interesse dell'1% da rimborsare con rate semestrali. La seconda posta passiva rilevante all'interno del perimetro rimasto all'interno della LCA è il debito nei confronti dello Stato, debito scaturito a seguito delle somme erogate dallo Stato all'atto della cessione del compendio aziendale nei confronti di Banca Intesa. Il debito all'atto della cessione sono stati erogati a livello globale per le due banche venete dallo Stato 3,5 miliardi più 1,2 miliardi di 1,295 milioni per l'esattezza per oneri di ristrutturazione. E la parte riferita a Banca Popolare di Vicenza ammonta a 2,4 miliardi. Quindi il passivo rimasto nella banca in LCA è costituito, ricapitolando, 3,2 miliardi debiti per la cessione, debito verso ISP, 2,4 miliardi debito verso lo Stato e poi altre poste minori che sono per circa l'8% debiti verso gli obbligazionisti subordinati che a mente del DL 99 sono rimasti nelle disponibilità, diciamo così, della banca in LCA, 9% per fondi rischi e il residuo per passività finanziarie diverse. Avendo così fotografato e cristallizzato l'attivo e il passivo ceduto a Banca Intesa e l'attivo e il passivo rimasti nel perimetro della LCA, quindi 6,8 miliardi di attivo e 6,9 miliardi di passivo, che evidenziano quindi uno sbilancio negativo, un patrimonio netto negativo nel bilancio della LCA di 130 milioni circa, passiamo ad analizzare le attività svolte dal collegio, le attività liquidatorie. Allora, intanto, come detto prima, la parte principale
è rappresentata da circa l'80% di crediti verso soggetti deteriorati, crediti scaduti, inadempienze probabili o sofferenze. I commissari, dall'avvio della procedura, 25 giugno del 2017, sino alla data di cessione dei crediti a favore di ANCO, all'epoca SGA, oggi ANCO, hanno gestito, che è avvenuta in forza dell'articolo 5 del DL 99 l'11 aprile del 2018, hanno gestito in autonomia con la struttura e avvalendosi del servicer di Banca Intesa i crediti. Hanno assunto in questo periodo, abbiamo assunto oltre 1.100 delibere e su crediti per complessivi 2 miliardi e abbiamo ottenuto incassi per oltre 380 milioni. Questo ha comportato una gestione di esami quotidiani di delibere da assumere per valutare procedure fallimentari. Abbiamo partecipato a tavoli di ristrutturazione, articoli 67, 182 bis, 186 bis. Abbiamo cercato di erogare, ove possibile, nuova finanza proprio con lo scopo, che era lo scopo precipuo proprio del DL 99, quello di preservare il valore del credito in ottica di continuità ai fine di massimizzare il recupero dello stesso. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, sino alla data, ribadisco, 11 aprile 2018, data di cessione del pacchetto crediti a favore di ANCO. L'altro attivo importante recuperato dagli organi liquidatori è consistito nelle vendite di partecipazioni e altre attività di natura finanziaria, principalmente di partecipazioni che hanno comportato un introito di oltre 260 milioni. Accanto a queste vendite sono state svolte altre vendite per un altro cluster di titoli di capitali, incassando dividendi anche, e anche questi hanno comportato un attivo realizzato per circa 280 milioni. Altra posta attiva rilevante realizzata nel corso della procedura sono stati i rimborsi dei finanziamenti infragruppo, come dicevo prima erano rimasti parte dell'attivo all'interno del perimetro della LCA, per circa 185 milioni. Un'altra posta che abbiamo ottenuto come attivo è pari a circa 11 milioni, sono gli interessi o le cedole di quell'attività di tesoreria che abbiamo cercato di fare all'interno della procedura di LCA, cioè investendo parte dell'attività esuberante in titoli che ci consentivano di ottenere dei tassi di interesse superiori ai tasso negativo dell'1% che noi paghiamo nei confronti di Banca Intesa per il famoso finanziamento datoci per finanziare lo sbilancio. La media di questi investimenti fatti dagli organi di procedura dà un tasso di interesse dell'1,4, quindi abbiamo potuto acquistare alcuni titoli di Stato, tutti i titoli con massima garanzia, proprio perché siamo una procedura, e quindi parte di questa liquidità ha generato questo attivo di circa 11 milioni. Altro attivo è derivato da un residuo attività liquidatorie per circa 35 milioni. Quindi l'attività liquidatoria intesa come tale svolta dagli organi della procedura ha comportato un attivo realizzato alla data, diciamo, odierna e aggiornato a pochi giorni fa, di circa 1 miliardo 169, a cui si è aggiunto l'attivo realizzato, gli incassi che ha realizzato ANCO dalla data di cessione dei crediti alla data del 31/12/2020, alla data del febbraio 2021, adesso il dato puntuale, per circa 709 milioni. Quindi tra l'attivo realizzato dagli organi di procedura e l'attivo, gli incassi realizzati da ANCO al netto delle spese di cui poi si dirà di fee, di recupero crediti, di nuova finanza, perché in forza del contratto fatto con ANCO che nasce sulla base di quanto disposto dal DL 99, la procedura ha un credito, il corrispettivo è rappresentato da un credito nei confronti di ANCO che si
riduce o aumenta in funzione degli incassi che ANCO fa, articolo 5 di L99. Quindi questo è stato l'attivo realizzato dalla procedura ad oggi. La procedura si è avvalsa, all'atto della messa in liquidazione erano stati distaccati a favore della procedura circa 38 persone ex dipendenti di Banca di Vicenza. Ad oggi la struttura che collabora con l'organo commissariale è di circa 17 persone. A mente del contratto di cessione, noi definiamo contratto di cessione d'azienda, di cessione dell'insieme aggregato, la messa a disposizione da parte di Banca d'Intesa di questo personale è a titolo gratuito, quindi la procedura non deve sostenere alcun costo per questa cosa. Quindi, volendo sintetizzare in quattro numeri l'attivo ad oggi della procedura, potremmo dire che in parte 1 miliardo e 100 circa è costituito da incasso di crediti da parte dei commissari e da parte di ANCO, circa 550 milioni è rappresentato da incassi realizzati dalle dismissioni, dalle vendite, tutte fatte con procedure competitive delle attività finanziarie rimaste nel perimetro della LCA. Un 185 milioni sono il recupero dei crediti nei confronti delle società controllate, il famoso crediti infragruppo, e il residuo sono circa 46 milioni, abbiamo detto 11 di gestione tesoreria che ha comportato 11 milioni di importi di cedole e 35 di altro attivo. Venendo ora all'utilizzo di questo attivo, la procedura illustriamo ora come ad oggi è stato utilizzato questo attivo realizzato. Ed allora noi abbiamo cercato di sintetizzare in un'apposita tabella della relazione per macrovoci qual è stato il destino ad oggi delle somme ad oggi realizzate. Allora, in parte, la parte preponderante, che rappresenta oltre il 70%, è stato il rimborso del finanziamento di 3,2 miliardi erogato da Banca Intesa al tasso di interesse dell'1% proprio per finanziare lo sbilancio. Ad oggi è stato rimborsato 1 miliardo e 340 mila euro. In parte, sempre a favore di Banca Intesa, per pagare gli interessi dell'1% su questo finanziamento, che si hanno inciso per circa 100 milioni. Parte dell'attivo è stato poi sequestrato da parte della Procura di Vicenza in forza di un decreto emesso in periodo ante LCA e eseguito nel periodo post LCA ed è stato eseguito su un conto corrente attivo della LCA sulla quale erano confluiti i realizzi di un'importante attività, di un importante attivo realizzato dai commissari che era la vendita di una quota parte delle partecipazioni in Cattolica per circa 114 milioni. Parte di quell'attivo è stato oggetto di sequestro da parte della Procura, era attivo disponibile su un conto della procedura. Qui è giusto dire che recentemente, mi pare il 19, il 20 di marzo 2021, il Tribunale di Vicenza ha emesso il dispositivo con cui ci sono state delle condanne per i reati per cui la Procura di Vicenza stava ha rinviato a giudizio una serie di persone. All'interno di questo dispositivo è stata disposta la confisca di quei 106 milioni per circa 71 e la retrocessione, ad oggi non avvenuta, della restante parte a favore della procedura, quindi saranno circa 32 milioni che torneranno a favore della procedura, che entreranno a far parte dell'attivo che poi verrà destinato a favore dei creditori della procedura. Come detto prima, parte di questa liquidità realizzata è stata utilizzata in investimento titoli, come abbiamo detto prima, che ha consentito per circa 300 milioni di realizzare ad oggi cedole interessi attivi per circa 11 milioni. Parte di questa attività è stata utilizzata per i costi della procedura, che sono stati per circa 20 milioni, e parte è disponibilità liquida tuttora in essere 11 milioni. Ecco,
Se volessimo un attimo radiografare, appunto, come ho detto, le poste principali, noi abbiamo rimborsato proprio col concetto che oggi i tassi di interessi sono inferiori all'1%, parte già con dei rimborsi anche volontari il finanziamento nei confronti di Banca Intesa, proprio per cercare di ridurre la maturazione di questi interessi, che oggi comunque sono interessi passivi dell'1%. Anche perché, sempre all'interno, come disposto dal DL 99, la procedura soggiace a una regola di graduazione dei privilegi che prevede che, fatto salvo i privilegi del 111 e 111 bis della legge fallimentari, il debito nei confronti di Intesa, per il quale è stata emessa una garanzia dello Stato di pari importo, è prededucibile e antergato a tutti gli altri creditori. Quindi il pagamento evita l'eventuale, in caso di non capacità di rimborso di questo credito, escussione della garanzia rilasciata dallo Stato. E questa è stata un po' come abbiamo operato. Per quanto riguarda i costi di procedura, abbiamo indicato un sommario dettaglio di come è stato, in che cosa si sostanziano principalmente. Principalmente si sostanziano in circa il 22%, 4,4 milioni, in costi di advisor che hanno assistito noi commissari nella vendita di circa 14 partecipazioni. Allora, tutte le nomine sono avvenute in forza di beauty contest, nel rispetto delle linee guida peraltro imposte dalla Banca d'Italia, e questa attività, i compensi erano in parte legati anche a success fee all'esito della vendita. L'ausilio di questi advisor ha comportato un attivo realizzato di circa 315 milioni, che fanno parte di quell'attivo che abbiamo illustrato prima tra partecipazioni in organismi e titoli. Solo per informazione, i commissari in alcune procedure hanno dato corso alla vendita senza avvalersi di advisor. Il caso classico è stata Cattolica, realizzando in 6 procedure 137 milioni, quindi l'attivo è stato questo. Per quanto riguarda quindi i costi di fee per gli advisor, rappresentano circa l'1,4% dell'attivo realizzato su quelle specifiche attività. Per quanto riguarda poi le spese legali di gestione, che rappresentano circa il 21% di quei costi che ho prima illustrato, pari a circa 20 milioni, si sostanziano fondamentalmente in costi per la gestione dei recuperi crediti della LCA sino alla data di cessione ad ANCO, che è avvenuta, come ripeto, l'11 aprile del 2018, e la gestione dell'imponente contenzioso passivo che era esistente alla data della procedura, che ad oggi si è notevolmente ridotto. Generalmente abbiamo cercato di applicare, di nominare, di proseguire con le nomine, con i legali che già affiancavano la LCA, prevedendo però dei contratti, diciamo un contratto quadro con delle riduzioni rispetto alle tariffe previste dal DM 55 degli avvocati. Devo dire che quasi tutti hanno accettato, e quelli nuovi nominati anch'essi si sono adeguati a queste tariffe. Per quanto riguarda poi circa il 15% delle spese di procedura, sono rappresentate dai costi di migrazione sostenuti per trasferire in termini informatici, in termini cartacei, la documentazione ad ANCO per consentire alla stessa di procedere alla propria attività di recupero crediti, e infine circa il 5,8% rappresentato dai costi di sostenuti per gli advisor, per le due diligence e quant'altro. Quindi questi, diciamo, sono i principali costi connessi alla procedura ad oggi.
questo punto direi che magari Giustino intervieni tu sulla questione del... Grazie. Grazie. Allora, preliminarmente una nota a margine sulla dimensione relativa dei numeri, perché vi stiamo offrendo tanti numeri e la paura è che questi numeri dopo un po' rendano l'uditorio assuefatto a milioni, miliardi o altro. Allora, volevo dire solo una notazione veramente di colore. La liquidazione coatta della Banca Popolare di Vicenza è senza dubbio la più rilevante in termini di dimensionali delle procedure concorsuali della storia italiana. Con 31 miliardi di attivo e 29 miliardi di passivo, questa liquidazione coatta ha una dimensione paragonabile a quella della crisi della Chrysler del 2009, 39 miliardi di passivo di dollari in quel caso. In Italia è circa due volte la dimensione della crisi Parmalat, che aveva un passivo di 14 miliardi. Questo giusto per consentire a chi ci ascolta di capire che la dimensione dei problemi che affrontiamo è una dimensione che oggettivamente ci spaventa ogni volta che ci pensiamo. Ciò detto, è mio compito cercare di soffermarmi sulla gestione del contenzioso, però per una questione di uniformità vorrei fare un preliminare cenno alle altre attività non liquidatorie che comunque abbiamo posto in essere sin qui, a parte la vendita delle procedure, a parte la gestione del contenzioso che lascerei alla fine, lasciando poi invece al collega Francesco Schiavonepanni il compito di illustrare le attività ancora in corso, così avremo un quadro sia delle attività svolte sia delle attività in corso. Tra le attività poste in essere, diverse da quelle di liquidazione dell'attivo, merita menzione, e non si può non farlo perché ci ha impegnato per mesi, la gestione della fase esecutiva del contratto di cessione dell'insieme aggregato di Intesa San Paolo. Un contratto redatto naturalmente anteriormente alla nostra nomina, che è stato accettato dal Ministero prima della nostra nomina, ma che poi è stato da noi eseguito. E questo ha significato, ad esempio, formalizzare la retrocessione da Banca Nuova, banca partecipata dalla Popolare di Vicenza, ma poi ceduta a Banca Intesa, la retrocessione da Banca Intesa, per l'appunto, alla LCA, di tutti i crediti deteriorati di quella banca, che erano esclusi dall'insieme aggregato. Il contratto è stato stipulato il 10 luglio 2017 e il successivo addendum il 22 gennaio 2018. Lo ricordava il collega amico Ferrario, abbiamo partecipato per lunghi mesi, dal settembre 2017 al 4 febbraio 2018, ai lavori della due diligence del Collegio degli Esperti, nominati non da noi, ma da Intesa San Paolo e dal MEF, per la determinazione dei valori dello sbilancio. E peraltro in quell'ambito abbiamo anche dovuto negoziare, predisporre e poi sottoscrivere, previa autorizzazione di Banca d'Italia e del MEF, due atti ricognitivi che chiarissero al Collegio degli Esperti la portata del significato delle norme contrattuali. Abbiamo riacquistato i crediti deteriorati precedentemente ceduti a società di cartolarizzazione considerate agevolmente richiamabili o smontabili. Le retrocessioni sono state formalizzate il 27 luglio 2018, il 28 settembre 2018 e il 31 ottobre 2018. Abbiamo, tra le altre cose, avviato il confronto, peraltro tuttora in corso, con Intesa San Paolo in merito ad alcune richieste di indennizzo formulate da Intesa San Paolo sulla base delle regole contrattuali, peraltro del 26 giugno 2017, e che per l'appunto ci porteranno ad un ulteriore, presumibile e auspicabile atto ricognitivo transattivo. In secondo luogo, anche questo lo ricordava il collega amico Ferrario, abbiamo gestito per oltre 9 mesi 75.000 posizioni creditorie. È vero, abbiamo registrato fortunatamente anche insomma, un incasso importante, però bisogna dire che siamo riusciti a gestire con 38 risorse distaccate gratuitamente da Intesa San Paolo alla LCA in virtù di un'apposita clausola contrattuale e dello stesso service di Intesa San Paolo, siamo riusciti a gestire, e qualche dato numerico vorrei darvelo solo per dare la dimensione di questa attività, 150 operazioni di ristrutturazione del debito di imprese in difficoltà e per un corrispettivo in valore di crediti di 800 milioni. Abbiamo stipulato oltre 140 atti di estinzione o riduzione di garanzie ipotecarie o rimodulazione di mutui per oltre 500 milioni e in generale abbiamo gestito 466
posizioni classificate come UTP, unlikely to pay, cioè inadempienze probabili per un credito complessivo di 1.300.000.000, e 603 posizioni classificate come sofferenze per oltre 670 milioni. A parte poi le più volte citate cessioni a Sgaura, AMCO, dei crediti deteriorati e non correlati con la sottoscrizione di azioni dell'11 aprile 2018, ma anche le successive cessioni a Sga dei crediti high risk retrocessi da Intesa San Paolo alla LCA in virtù di un'apposita clausola contrattuale che ciò prevedeva, retrocessioni che cumulativamente hanno riguardato 11.000 rapporti e un credito nominale di circa 620 milioni, la procedura ha dovuto al momento censire, catalogare ed analizzare oltre 80.000 comunicazioni ricevute da 22.000 richiedenti l'ammissione al passivo. Peraltro, ahimè, a volte con domande plurime, cioè un'unica domanda con una serie di nomi per più domande, a volte invece domande ripetute, lo stesso soggetto che ha presentato la stessa istanza una volta via carta, una volta via PEC, a volte con l'aiuto di associazioni di consumatori, a volte con l'aiuto di uno, e siamo arrivati anche al record, di tre legali diversi per la stessa domanda. Questo ha comportato un'analisi certosina veramente complessa che speriamo peraltro di riuscire ad ultimare con il completamento dello stato passivo entro l'estate. Completamento dello stato passivo che è in grande stato di avanzamento, ormai sono passati molti mesi, ma che impone un coordinamento con la procedura gemella di Veneto Banca al fine di evitare che vi possano essere trattamenti differenziali tra creditori della stessa tipologia dell'una o dell'altra procedura. Abbiamo dovuto anche depositare naturalmente in data 23 settembre 2020 la relazione prevista dall'articolo 33 della legge fallimentare per l'avvenuta dichiarazione di insolvenza del 9 gennaio 2019 e soprattutto, a mio modo di vedere, dare puntuale esecuzione a tutti gli impegni previsti nella decisione della Commissione europea con la quale è stata autorizzata a talune condizioni la complessiva operazione di risoluzione delle banche venete. Corretta esecuzione che ci fa piacere dire è stato attestato senza riserve dal monitoring trustee, il professor Alessandro Carretta, nominato dalla Commissione europea proprio per verificare l'adempimento di questi impegni. La relazione finale del professor Carretta è del 21 dicembre 2019. Abbiamo poi gestito, dopo l'emanazione del DM del 10 maggio 2019, circa 5.000 richieste di documentazione pervenute dagli interessati ai ristori del Fondo Indennizzo Risparmiatori, attività che ci vede impegnati in prima fila con Consap per anche la difficile gestione in questo caso dei crediti baciati. Oggi pomeriggio abbiamo una riunione con Consap su questo. E da ultimo, naturalmente, curare la redazione dei rendiconti e delle relazioni annuali sia all'autorità di vigilanza che al MEF ai sensi dell'articolo 9,2 del DL 99. Completato così il quadro dei macro adempimenti, vorrei concentrare l'attenzione, ma nei limiti di tempo che mi darete, quindi il Presidente mi interrompa quando ritiene, occuparmi delle questioni più tecnico-legali e quindi sostanzialmente dar conto del contenzioso passivo della procedura, della gestione delle azioni di responsabilità e delle azioni revocatorie nei confronti degli ex esponenti aziendali, dei giudizi penali, ma insomma sono stati già accennati dal collega Ferrario, e soprattutto, e da ultimo, del fenomeno dei crediti baciati o correlati. Andando velocemente sulle prime notazioni, il contenzioso cosiddetto passivo. Quando siamo stati nominati risultavano pendenti 1.746 giudizi passivi intentati da ex clienti o ex soci per un petitum di circa 878 milioni, di cui 641, quindi la gran parte, relativi a contenzioso sulla cessione o sulla sottoscrizione di azioni della BPV. Ci si lamentava insomma sostanzialmente del mis-selling, della vendita non secondo le regole previste della legge di azioni da parte della stessa banca. A riguardo occorre segnalare che già alla fine del 2017, quindi insomma nei sei mesi successivi alla nostra nomina, tale numero si era ridotto di circa il 60%, quindi di circa 1.000 posizioni, grazie al fatto che con l'avvio della LCA si verifica un fenomeno interruttivo del processo e solo una parte delle controparti ha deciso di proseguire, quindi sostanzialmente di riassumere nei termini il giudizio. E questo è stato un primo elemento che ha consentito, diciamo, di
diminuire questo numero dei contenziosi. Il secondo elemento è stato che tutto il contenzioso relativo all'attivo ceduto a Banca Intesa è naturalmente stato ceduto, per così dire, alla stessa banca. Al 31/12/2020 il contenzioso passivo che vede coinvolta la liquidazione coatta è rappresentato da 272 giudizi, insomma il 16% del totale dei giudizi esistenti al momento della nostra nomina, però per un petitum complessivo di 477 milioni, cioè il 54% del petitum totale. È evidente che sono rimaste in piedi i giudizi con petitum maggiore e non poteva essere diversamente. Sono state emesse 237 sentenze. Per fortuna 170, quindi il 70% favorevole alla LCA, perché hanno affermato l'improcedibilità delle domande di condanna formulate dalle controparti ai sensi dell'articolo 83 del TUB, che impone naturalmente l'accertamento dei crediti secondo le regole del concorso, e dall'altra anche la carenza di legittimazione passiva in capo ad ISP per quel contenzioso cosiddetto escluso, cioè quel contenzioso che Intesa San Paolo non ha assunto a proprio carico. Segnalo però che vi sono anche 67 sentenze, numericamente il 30%, anche se un numero un po' inficiato dal fatto che in 16 cause gemelle, che poco c'entrano perché riguardano la negoziazione di assegni, comunque insomma ci sono, in 67 sentenze che pare al 30%, c'è stata invece una condanna di Intesa San Paolo, nonostante si trattasse di un contenzioso escluso, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle somme riconosciute e naturalmente con la contestuale richiesta di Intesa San Paolo di essere indennizzata in prededuzione dalla LCA. Questo è un vulnus del sistema, perché è del tutto evidente che quindi, se si consolidasse un orientamento di questo genere, quelle somme andrebbero pagate prima del debito verso Intesa San Paolo, che ricordo ai nostri occhi in realtà è un debito verso lo Stato, visto che è garantito da una garanzia prima richiesta da parte del MEF, e potrebbe andare a incidere sulla nostra capacità di rimborsare l'intero debito. Nessuno può fare una previsione, le rispondo da prima, Presidente, che lei la domanda la faccia, nessuno può sapere quale sarà l'esito ovviamente dei prossimi giudizi. Segnaliamo però che al momento il 70%, a parte le 16 cause, quindi forse anche l'80% delle cause, sta seguendo l'idea che per l'appunto si tratti di un contenzioso per cui Intesa San Paolo non è responsabile e quindi per il quale noi non dobbiamo indennizzare in prededuzione. Devo dire che, andando velocemente, poi casomai ci torno se avete delle domande, per quanto riguarda invece le azioni risarcitorie e revocatorie, abbiamo proseguito l'azione già intentata dalla banca in bonis prima della nostra nomina per evitare ogni rischio di prescrizione, interruzione o anche per ragioni di velocità nei confronti di 32 ex esponenti aziendali, i massimi vertici diciamo della Popolare di Vicenza, e abbiamo sostanzialmente fatto valere quattro macro contestazioni. La prima riguarda gli investimenti effettuati dalla banca in bonis in alcuni fondi di diritto lussemburghese che al 31/12/2016, quindi anteriormente alla nostra nome, avevano già prodotto perdite per quasi 200 milioni. La fattispecie del capitale finanziato, di cui parleremo proprio successivamente, che in realtà produce quasi un vantaggio per la banca perché ha consentito insomma un incremento di patrimonio, però indirettamente ha comportato dei danni. Le sanzioni, la ridotta marginalità del conto economico, l'impiego dell'attivo in questa tipologia di investimenti, da noi stimate in circa 20 milioni di danno, gravi carenze nel processo di negoziazione delle azioni e di determinazione del relativo prezzo, che ha generato quell'imponente contenzioso da parte di chi ha lamentato naturalmente la sottoscrizione disinformata di quelle azioni. E in termini di danno ha certamente creato direttamente il danno per l'erogazione di quegli indennizzi decisi dalla precedente gestione della LCA di offerte pubbliche transattive. Circa 10 milioni di euro sono stati erogati a ex azionisti a seguito di questo tentativo di soluzione conciliativa del problema, che sono naturalmente un aggravio del passivo della banca, ma ci sono anche somme che naturalmente si aggiungono mano a mano, ad esempio, che riconosciamo l'esistenza di danni da riconoscere ad Intesa San Paolo piuttosto che a terzi. E poi soprattutto la criticità del comparto creditizio,
soprattutto per alcune operazioni di credito comprese tra il gennaio 2006 e il maggio 2015, per istruttorie inadeguate, assenza di garanzie o insufficienza di garanzie richieste e quindi con conseguente irrecuperabilità parziale o totale degli affidamenti accordati. Qui la voce di danno è stimata, perché naturalmente il danno verrà determinato nel momento in cui si accerterà qual è l'effettiva possibilità di recuperare queste somme, è stimato in circa 700 milioni e tutto questo porta il petitum astronomico ad una richiesta di danni di circa 1 miliardo e 300 milioni, che però evidentemente potrà essere oggetto di revisione nel corso del procedimento fino alla precisazione delle conclusioni, ove ve ne sia l'opportunità, anche per evitare una condanna a pagare imposte di registro enormi a fronte magari di una capacità poi di recuperare questa somma ridotta. Per quanto concerne le capacità di recuperare queste somme, dobbiamo precisare che immediatamente dopo la nostra nomina ci siamo attivati per approfondite indagini patrimoniali sulle consistenze patrimoniali dei convenuti, che peraltro erano già tali prima della nostra nomina, quindi insomma erano abbastanza identificati. Queste indagini patrimoniali hanno evidenziato la sostanziale inutilità di eventuali azioni di sequestro preventivo ante causam di tipo civile, perché la gran parte del patrimonio dei convenuti era già stato oggetto di atti di disposizione da parte degli stessi convenuti. Questo ha comportato per la liquidazione coatta l'onere di avviare azioni revocatorie degli atti dispositivi. Ne abbiamo posti in essere sinteticamente in tre diverse tranche del 2017, 18 e 19, 37 giudizi per complessive azioni revocatorie di 40 milioni. Di questi 37 giudizi, 7 sono già stati definiti con una sentenza di primo grado, di cui 6 favorevoli e una contraria già appellata dalla LCA. Abbiamo poi il 12 novembre 2018 diffidato e intimato e interrotto la prescrizione per i danni causati dalla società di revisione, su cui ci siamo riservati un'autonoma azione, ma che risulta già citata da parte convenuta in giudizio, più che citata da parte degli amministratori nel giudizio principale. Dei giudizi penali vi ha già detto il dottor Ferrario con la relativa confisca e dissequestro. Mi soffermerei, per il tempo che lei mi concede, Presidente, sulla gestione dei cosiddetti crediti correlati o baciati. Ovvie e spero comprensibili esigenze di tutela del patrimonio dell'LCA non consentono di dare una integrale informazione circa le strategie adottate per il recupero di queste somme, però vorremmo riuscire in questa sede ad offrire un quadro complessivo almeno della dimensione del fenomeno e dei cosiddetti driver, oggi si dicono, che governano le decisioni. E allora dobbiamo dire che questo fenomeno, secondo quanto emerso in seguito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Banca d'Italia nel 2013 e dalla BCE nel 2015, ha riguardato complessivamente 1.237 clienti per un complessivo credito di 1.577 milioni ed un importo correlato di 1.038 milioni. Qui vorrei che fosse chiaro sin da subito che si tratta quindi mediamente di una correlazione parziale. Significa cioè che sono stati erogati 1.577 milioni, 1,5 miliardi di crediti, ma solo per 1 miliardo queste somme, solo si fa per dire, solo per 1 miliardo queste somme sono state impiegate per la sottoscrizione di azioni. La restante parte è stata utilizzata dai coloro che ne hanno beneficiato per le loro esigenze. Quindi il credito da recuperare era, diciamo, complessivamente di 1,5 miliardi, ma solo per 1 miliardo era correlato. Peraltro penso sia utile sapere che il 25 giugno 2017, cioè all'atto della nostra nomina, in realtà il 55% dei clienti che avevano azioni correlate, quindi insomma finanziamenti correlati, 681 per l'esattezza, erano clienti in bonis, quindi erano clienti che stavano regolarmente pagando le rate del relativo finanziamento, che complessivamente però ammontava a 386 milioni, cioè il 25% del totale. Questo dato, cioè che il 55% dei clienti pagava il 25% dell'importo di credito, evidentemente dimostra che erano i più piccoli a pagare e non i più grandi. Scusate la banalità, ma è solo per comprenderci.
mentre per circa 1,2 miliardi, pare il 75%, erano per appunto i crediti già deteriorati. Vi tralascio altri dettagli, vi dico che alla data odierna, in realtà ci sarebbe insomma un dettaglio di un balletto di numeri per far comprendere che i crediti in bonis, ancorché correlati, naturalmente sono stati ceduti a Banca Intesa, essendo in bonis. Tuttavia Banca Intesa in parte, ma solo in parte, li ha retrocessi in quanto crediti ai risk. Per dare una dimensione, sono stati trasferiti a Banca Intesa 535 debitori per 258 milioni, sono stati ritrasferiti da Intesa alla LCA 144 posizioni per 132 milioni, quindi circa la metà, insomma, per avere un numero. Al momento, in ogni caso, dopo queste operazioni di trasferimento e ritrasferimento, la procedura ha dovuto gestire un portafoglio crediti di 683 debitori per un credito nominale di 1,5 milioni, comprensivo di interessi naturalmente medio tempo rimaturati, a fronte di un capitale corredato di 920 milioni. Per completezza di informazione, questo può aiutare a comprendere anche uno dei driver che ci guida ogni giorno nella definizione delle strategie, va rilevato che i primi 50 debitori per importo, su 683, quindi il 7%, avevano il 25 giugno 2017, ma il numero insomma si è modificato per gli interessi, ma non sostanzialmente oggi, circa 783 milioni di debito, cioè il 60%. 50 debitori per il 7% del totale avevano il 60% del debito esistente. Di questi 50, 16, che ahimè sono un terzo in termini numerici e anche un terzo in termini di credito, cioè per 261 milioni, sono soggetti dichiaratamente insolventi, o dichiarati insolventi o ammessi a procedura concorsuale o evidentemente prossimi all'ingresso, scusate se lo dico, anche perché naturalmente noi stessi facciamo istanze di fallimento quando non riusciamo a trovare una composizione amichevole e accettabile. In 12 casi, circa un altro 25%, per 225 milioni, quindi di nuovo per un 30%, hanno avviato un giudizio civile contro la LCA, quei giudizi civili di accertamento negativo del debito che evidentemente non ci consentono nel frattempo, finché non sarà risolto, di agire esecutivamente a nostra volta. E però in un caso, ci piace ricordarlo, per un GBV di 18 milioni è stato raggiunto un accordo transattivo che la LCA ha appunto sottoscritto con un incasso di circa 11 milioni. E per quanto concerne l'attività di recupero, mi limito a dire questo, poi casomai lascio altro alle domande successive. L'11 aprile 2018 abbiamo stipulato un contratto di gestione con AMCO per la gestione amministrativa, tecnico-contabile, ma anche insomma per il contatto con i debitori per la gestione di questi crediti, e sin da allora abbiamo faticosamente negoziato con la procedura gemella di Veneto Banca una possibile policy di gestione il più possibile conciliativa di queste controversie. Policy che è attualmente all'attenzione della Banca d'Italia e del MEF per le relative autorizzazioni e che dovrebbe consentirci, ce lo auguriamo, di velocizzare i rapporti con i debitori, naturalmente con i debitori che vogliano evitare il contenzioso. Ad oggi abbiamo comunque incassato 21,8 milioni di euro di crediti correlati, che è comunque un dato di cui tener presente. Lascio, se volete posso farvi un cenno alla giurisprudenza sul contenzioso relativo alle baciate, e possiamo dirvi alcune cose. La prima, il Tribunale delle Imprese di Venezia, che è competente per territorio, ha emesso 40 sentenze di primo grado in cui costantemente, possiamo dire ormai, ha consolidato il proprio orientamento, ritenendo perfettamente procedibili le domande volte ad ottenere il solo accertamento negativo del debito. Cioè significa che se qualcuno si limita semplicemente a chiedere l'accertamento di non essere debitore in virtù del vizio originario della correlazione, questa domanda è procedibile, cioè si può chiedere al giudice ordinario, mentre sarebbe improcedibile la domanda volta a ottenere la condanna o anche il riconoscimento della compensazione tra il proprio credito di restituzione e il debito da finanziamento.
compensazione che secondo il Tribunale di Venezia sarebbe invece opponibile qualora noi, come procedura concorsuale, agissimo esecutivamente per avere il pagamento di queste somme. Aggiungo un dettaglio. Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza dichiarativa di fallimento, ha peraltro in qualche modo, seppur in un obiter dictum, per usare un termine tecnico, quindi su una parte non decisiva della propria statuizione, ha anticipato la propria opinione circa l'articolo 83-3 bis, e cioè ritenendo che l'eccezione di divieto di compensazione non si applichi non soltanto a coloro che hanno fatto causa civile prima dell'avvio dell'LCA, ma anche nei confronti di coloro che semplicemente hanno inviato una diffida. Questo incide significativamente sulle capacità di recupero di queste somme. Due altre banalità. Sempre il Tribunale delle Imprese di Venezia, nonostante quell'orientamento consolidato, ha però emesso anche 16 sentenze definitive in cui ha escluso la correlazione per vario genere, 8 sentenze di primo grado da noi impugnate, per le quali invece ha concluso per la nullità, ex articolo 2358, quindi in apparente, diciamo, disarmonia con l'orientamento principale. Il Tribunale di Vicenza invece è costante in 8 sentenze nel dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande formulate nei confronti dell'LCA per fattispecie connesse con la correlazione. Altri tribunali però sono sentenze abbastanza isolate: Gorizia, Trieste, Prato, Milano, Udine e Terni si sono pronunciate per l'improcedibilità delle domande ex articolo 83. In soli 2 casi c'è stata la condanna per nullità, Tribunali di Treviso e Tribunali di Udine, entrambe appellate dalla LCA. Nel lasciare la parola a Francesco Schiavone Panni per quanto riguarda l'attività in corso, vorrei dire una cosa, che è un dato numerico tra i tanti che abbiamo dato, che probabilmente è il meno utile e il meno, diciamo, è forse il più trascurabile, però credo possa dare il senso della dimensione delle decisioni che questa procedura ci ha costretto a prendere. Alla data odierna abbiamo assunto decisioni formalizzate in 388 verbali e 4.659 pagine, completando 23 libri di 200 pagine ciascuno. Credo che questo patrimonio informativo sia un elemento che magari, ripeto, trascurabile, ma possa far comprendere qual è la dimensione anche dell'impegno che questa procedura ci impone, e lascerei la parola al collega Francesco Schiavone Panni per le ulteriori attività in corso. Grazie. Illustro le attività di liquidazione in corso. Dopo la cessione delle partecipazioni di importanza rilevante, suggellata peraltro dal rappresentante della Banca Centrale Europea che ha confermato il buon esito delle procedure, comunichiamo che in data 12 giugno abbiamo pubblicato, in parallelo con l'analoga procedura avviata da Veneto Banca, l'avviso di vendita delle 687 quote del capitale della Banca d'Italia. Il successivo 13 luglio sono pervenute in Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta 2 offerte di acquisto per 160 quote sulle 687, e il 23 dicembre 2020 abbiamo effettuato il trasferimento delle quote alla Banca delle Terre Venete, che era il risultato della fusione delle due banche casse rurali di Brendola e Trevigiano di Banca di Credito Cooperativo. Nel febbraio 2021 abbiamo per necessità dovuto ripubblicare il bando di gara per le 527 quote residue, e attualmente siamo in corso di attesa per la procedura. E nel frattempo abbiamo il prossimo perfezionamento della cessione della quota del 1960 detenuta dal Impolis Fondi SGR all'aggiudicatario provvisorio della procedura competitiva indetta il 16 settembre del 2020 e conclusasi il 28 ottobre del 2020. È in corso la procedura per la cessione delle partecipazioni residuali, cioè quelle di minore importanza. Siamo a questo punto a pagina 19 della relazione in forma ristretta. E nel novembre del 2020, ad esito di un processo di selezione delle candidature pervenute nell'ambito di un beauty contest tra primari operatori, sono stati selezionati l'advisor finanziario e l'advisor legale per supportare la procedura nella complessiva gestione del procedimento di cessione
di uno specifico portafoglio di partecipazioni, appunto residuali, che era caratterizzato da 45 asset con un valore complessivo di libro di 25,16 milioni. Sono in corso le avvie di operazioni di cessione mediante procedure competitive e nella tabella che è riportata a fondo della pagina 19 potete leggere che la maggior parte, cioè il numero 14, sono del settore finanziario, 8 sono controllate pubbliche ed altre di minore importanza. Vi diamo anche informazioni sulle opere d'arte in possesso della procedura. Il 4 febbraio 2018, a conclusione della relazione degli esperti, la procedura risultava proprietaria di 4.875 beni d'arte per un valore complessivo di 56,4 milioni. È stata avviata un'articolata fase di inventariazione di ogni singolo cespite, che ha portato a delle differenze, devo dire la verità, non significative. E sono stati rinvenuti quasi tutti i beni oggetti d'arte, sono dovute fare alcune rettifiche, però di importo non significativo. E nella tabella a pagina 21, la tavola 6, vedete riepilogate gli item di cui dispone attualmente la procedura. Abbiamo un valore totale di 3.272 item per un valore contabile di 55 milioni di euro. Di queste 3.272, 991 hanno sottoposto al vincolo pertinenziale, cioè per dirlo con più chiarezza, questi item sono presso il Palazzo Thiene e presso la villa Palazzo degli Alberti in Lucca e non possono essere spostati da quei due immobili. Palazzo degli Alberti è di proprietà di Intesa San Paolo. A riguardo precisiamo che la Banca Popolare di Vicenza aveva a suo tempo promosso due ricorsi rispettivamente al TAR Veneto e al TAR Toscana al fine di ottenere l'eliminazione di entrambi i vincoli e quindi rendere i beni d'arte più fruibili. Purtroppo ambedue i tribunali hanno rigettato la nostra istanza e abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato. Devo dire che abbiamo tentato anche qualche strada parallela ai contenziosi per cercare di ottenere attraverso una negoziazione con le autorità una possibilità di rendere più fruibile questi beni, ma al momento siamo fermi. E nel frattempo, in attesa della conclusione di questi giudizi, i 2.281 beni non vincolati sono stati messi all'asta dopo aver fatto un opportuno beauty contest tra le principali case d'asta italiane. Le procedure sono state già avviate perché i beni sono stati ritirati dai nostri magazzini e sono stati portati nei magazzini della casa d'aste sono già partite le prime sedute di asta con buon successo. Non so se penso che abbiamo concluso, siamo a disposizione per le domande. Va bene, adesso ho due iscritti a parlare con l'onorevole Zanettin, prego. Grazie Presidente, io farò delle premesse a queste mie domande che sono le stesse che ho posto anche nella scorsa seduta ai liquidatori della gemella Veneto Banca, nel senso che se ci sarà qualche aspetto di critica questa non viene rivolta ai liquidatori che sono meri attuatori di un disegno normativo a loro dato e che loro non possono certo modificare, quindi ripeto, se ci sarà qualche critica non è rivolta a voi, ancorché metto in evidenza aspetti critici di tutta questa procedura liquidatoria. Il primo dato che, Presidente, io mi sento di riconfermare rispetto a quello che ci siamo già detti la settimana scorsa è la riconferma di questo mega affare senatore Ferro, che Intesa ha fatto sul...
Ecco, una rapina con destrezza, dice il collega Ferro, rispetto alla nostra regione, al Veneto e al suo patrimonio, perché evidentemente le condizioni che vengono praticate sono quelle, come dissi anche la volta scorsa, di un socio tiranno che recepirà tutto praticamente ciò che la liquidazione riuscirà a recuperare. Sia sotto il profilo del finanziamento, sia sotto il profilo dell'interesse che viene maturato e quanto dei soldi che già ha percepito Intesa da parte dello Stato per acquisire questi cespiti che così rilevanti. Detto questo, alcune domande più specifiche. Già nella scorsa seduta, con riferimento a Veneto Banca, io avevo sottolineato che mi pareva eccessivo l'importo delle commissioni che AMCO aveva ottenuto con riferimento agli incassi che era riuscito a fare. Io avevo fatto un calcolo spannometrico del tutto sempliciotto, se vogliamo, ma era una percentuale che superava il 22%. La risposta che mi è stata data dai vostri colleghi di Veneto Banca non mi ha del tutto soddisfatto, perché è pur vero che mi hanno detto che questo importo, questo 22%, era gravato, era al lordo di rifinanziamenti nei confronti delle controparti e delle spese legali. E mi dissero sostanzialmente che in realtà le commissioni di AMCO erano circa il 10% in realtà di questi 22%. Io dico che mi sembrano delle percentuali comunque esagerate, perché in generale le commissioni per società che sono chiamate al recupero dei crediti sono sempre all'ordo delle spese legali, o comunque non sono così elevate se sono al netto delle spese legali che vengono sostenute. E un'altra questione che riguarda i sequestri, che anche questa non è rivolta a voi, perché evidentemente voi avete ereditato un'azione di responsabilità che era già preesistente a voi, ma il fatto che ci siano dei mancati sequestri lascia indurre che non potrà mai essere comunque recuperato un patrimonio mobiliare, perché le azioni revocatorie che voi avete sviluppato e che mi pare stiano dando esito positivo, in realtà non possono che riguardare il patrimonio immobiliare, ma probabilmente in casi del genere sarebbe stato opportuno disporre un sequestro ante causam su un intero patrimonio e colpire magari anche residui di giacenze, di titoli sui conti correnti, piuttosto che quadri e quant'altro. Quindi non è una critica a voi, ma temo che il fatto di non aver fatto sequestri all'epoca, qualche sottrazione di beni e di patrimoni possa essersi attuata senza poi possibilità successiva di recupero. Veniamo a un tema da ultimo trattato, ma che è molto significativo soprattutto anche per la comunità della città. Io sono deputato eletto nel collegio uninominale di Vicenza e quindi mi faccio interprete anche delle tematiche della comunità civile e anche culturale di quella nostra città. Lei ha fatto cenno al patrimonio culturale che era di proprietà della Banca Popolare di Vicenza. Lei ha fatto cenno anche a un contenzioso che io scopro dalla vostra relazione con un po' di sorpresa, devo essere sincero, che la richiesta di smobilizzare il vincolo pertinenziale non è partita dalla procedura liquidatoria, ma addirittura dei precedenti consigli di amministrazione, il che, ripeto, lo ritengo abbastanza sorprendente. Ma detto questo, io sono fra quelli che, quando ho letto della sentenza del TAR che aveva rigettato la richiesta di svincolo del vincolo pertinenziale, ha esultato pubblicamente e ha anche nelle dichiarazioni rese alla stampa locale ha sperato che non ci fosse un appello, che quella sentenza potesse rimanere definitiva.
perché è del tutto evidente, Presidente e anche colleghi, che voi non sapete, però Palazzo Thiene, la sede storica della Banca Popolare di Vicenza, è un bene non solo vincolato, ma patrimonio dell'UNESCO, che è di architettura palladiana, di Andrea Palladio, e all'interno di questo, di questa sede storica in realtà c'è un museo che è stato messo a disposizione della città, appunto dalla Banca Popolare di Vicenza. Ci sono delle collezioni molto importanti, mi viene in mente fra le altre la collezione delle oselle veneziane. Le oselle, Presidente, erano delle monete, una delle pochissime collezioni, due sono inferiori al numero, alle dita di una mano, queste collezioni in tutto il mondo, è l'unica pubblica, che era pubblica fino ad oggi. Le oselle erano delle monete che il Doge di Venezia regalava ai membri del Gran Consiglio, una all'anno, e una delle poche collezioni intere che creava l'intera collezione delle oselle era appunto, anzi penso ancora conservata all'interno della Banca Popolare di Vicenza. Allora, il fatto che ci venga meno il vincolo sarebbe per la nostra comunità certamente un depauperamento che non auspichiamo, e quindi io, nei limiti in cui è possibile, nei limiti in cui possa essere ritenuto interessante anche da parte dei liquidatori, vorrei spendere una parola perché questo vincolo non venga tolto e venga mantenuto a tutela appunto della comunità locale. E aggiungo alcune riflessioni sulle sentenze. Ecco, io credo, Presidente, che sarebbe importante, anche ai fini del lavoro che stiamo svolgendo e di quella documentazione che ci servirà a stendere la relazione finale, che magari acquisiamo sia la sentenza penale che è stata pronunciata poche settimane fa, per ora abbiamo solo il dispositivo, ma quando ci sarà il testo, entro i 90 giorni o quelli successivi, in cui sarà depositata la motivazione, perché questa ci può servire a fare una ricostruzione anche storica, e anche acquisire per esempio le sentenze sulle baciate, che anche quelle hanno una loro, ancorché non definitive, ci servono per tracciare anche un percorso storico e di ricognizione normativa che ci riguarda. Poi volevo fare una domanda ulteriore, cioè il recuperato fino ad oggi 1.169 milioni ed oltre, più o meno che percentuale dell'attivo, adesso spannometrica per carità, per farsi un po' un'idea definitiva. Poi io volevo dire un altro ragionamento, che mi avete detto che probabilmente state completando, ed è bene, in maniera certosina, molto approfondita, anche lo stato passivo. Sappiamo che sono molte le domande di emissione dello stato passivo, molte fatte anche da piccoli azionisti. La domanda che mi sento di fare, di cui so già la risposta, ma credo che per atto di trasparenza nei confronti della nostra comunità, è chiaro che che ancorché ammesse, questi crediti chirografari non avranno nessuna possibilità di essere di trovare soddisfazione poi dalla liquidazione dell'attivo, e mi fermerei voglio capire, i 67 casi di condanna d'intesa che avete citato, a cosa si riferisce, cos'è? Sono anatocismo, voglio capire il tipo di casistica delle sentenze, grazie. E un senatore De Bertoldi, prego. Grazie, ringrazio naturalmente per la relazione. Mi associo in gran parte, e quindi non ripeto, alle considerazioni che ha fatto il collega in modo molto puntuale e preciso, anche in virtù della sua territorialità. Io in questo caso intervengo più che altro da professionista e per avere qualche chiarimento. E nell'ambito del paragrafo 2.4, pagina 11, laddove parlate dei costi legati ovviamente alla procedura, dopo aver fatto riferimento ai costi per gli advisor, si parla di spese legali e costi, immagino, anche più in generale dei consulenti. Ecco, volevo capire, voi dite che i professionisti sono stati i medesimi già affidatari delle pratiche prima dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa. Allora, mi do la risposta già da solo, ma insomma sono certo che i professionisti siano stati dei professionisti non implicati, tra virgolette, o coinvolti nella
mala gestio, mi permetto di dire, del passato. Quindi, insomma, vi chiedo una risposta, ma insomma, mi sento già di poter pensare positivo nel merito. Naturalmente il ruolo dei consulenti in questi procedimenti sono particolarmente importanti e ovviamente determinanti per la riuscita del miglior risultato possibile. Quindi la domanda è molto semplice e breve, è nell'ambito della corretta e doveroso risparmio che ogni buon amministratore deve naturalmente, al quale ogni buon amministratore deve improntare il proprio lavoro, voglio però avere una risposta sul fatto che comunque nell'ambito della riduzione dei compensi ai professionisti ordinistici siano stati rispettati i dettati dell'equo compenso. Tutto qua. Grazie. Bene. Allora io lascio la parola ai nostri auditi perché... Insomma, oddio, credo che insomma le domande sono tante. Inizio con qualcuna, poi magari lascio ai colleghi la parola. Parto dall'ultima che è più semplice e più veloce. Non abbiamo consulenti. Noi, anche con grazie alla nostra professionalità, svolgiamo tutto autonomamente. Abbiamo un solo consulente che è Deloitte per la parte contabile e amministrativa, ma parliamo di un compenso, diciamo, nell'ordine, mi pare, di 150.000 euro l'anno. O di 200, adesso non lo ricordo. Per il resto, i consulenti sono stati o gli advisor per le singole, diciamo, sessioni e hanno avuto la loro, diciamo, autonomia, oppure sono le spese legali. Le spese legali per sostanzialmente due macro categorie. Il recupero crediti finché è stato, diciamo, fino all'11 aprile 2018, ed erano pratiche per lo più già avviate, quindi non abbiamo revocato i mandati a chi già ce li aveva. Abbiamo semplicemente, come detto prima, tentato di rinegoziare i compensi nell'ottica di una revisione delle procedure. Segnalo che a noi non si applica la disciplina dell'equo compenso, essendo una liquidazione coatta amministrativa, ma ci siamo stati attenti perché siamo professionisti anche noi. Non posso dirle se abbiamo rispettato alla lettera ognuna delle diverse previsioni, ma certo abbiamo ottenuto, penso per il 95%, adesione da parte dei vecchi professionisti alle nuove tariffe, quindi credo che siano state, che questa sia la risposta più eloquente. E lo abbiamo fatto sia per una ragione di economicità, sia per una ragione di rispetto della professionalità altrui, anche se molti non li conoscevamo e alcuni ancora oggi magari non li abbiamo neppure conosciuti, però abbiamo voluto mantenere un trade union con l'attività professionale svolta dai professionisti. E per il resto, la seconda grande categoria delle spese legali sono invece quelle del contenzioso passivo, quindi non pratiche di recupero ma difese in giudizio, e qui in realtà c'era già una selezione, erano 4 o 5 i professionisti che seguivano la maggior parte del contenzioso sul mis-selling delle azioni o sulle baciate. Abbiamo rinegoziato con loro qui un po' più aggressivamente i loro compensi, ma abbiamo mantenuto con una logica di rotazione questa tipologia. Quindi non ci sono consulenti generali, non c'è qualcuno, diciamo, che ci assiste continuativamente. Quando ci serve, in questo momento ad esempio abbiamo un contenzioso tributario, selezioniamo dei professionisti e gli diamo l'incarico. Forse è utile specificare che tutti questi incarichi sono nati nel periodo di interregno, cioè non la gestione vecchia di Zolin, bensì quella intermediaria. Questo è molto importante. Certo, cioè non dalla diciamo, dopo Fondo Atlante, per comprendere. Un conflitto di interessi grosso come una casa. Quindi. Se permette, okay. Io parlerei dei beni d'arte, così ti do la risposta a me e poi ti rilascio. Onorevole, io forse. Sì. Purtroppo l'obbligo dei commissari liquidatori è quello di ottenere il massimo di realizzo per l'attivo e a beneficio dei creditori. Qui abbiamo una situazione particolare, perché da una parte abbiamo le sovrintendenze e la giusta tutela del patrimonio locale e dall'altra parte l'interesse dei creditori. Noi commissari abbiamo cercato di andare per le vie dirette, che quelle sono del contenzioso, e noi potevamo fare altrimenti, perché ritirare un contenzioso appena avviato voleva dire perché buttare giù la spugna. Devo dire la verità che questo tema è risolvibile soltanto, l'ho detto ai colleghi, in via transattiva, diciamo, cioè mettendo
in campo delle vendite mirate che possa consentire alla comunità di Vicenza di conservare i beni d'arte che sono effettivamente storica. È utile segnalare che Zonin ha cominciato a collezionare nel 1981, quindi sulla valenza storica di una collezione nata nel 1981 potrebbe aprirsi qualche discussione, però sono sicuramente beni d'arte che sono legati al territorio. Dall'altra parte, quelli che sono depositati presso Palazzo degli Alberti, in un palazzo che è di Intesa San Paolo, non le nascondo che stiamo tentando di dire a Intesa San Paolo, visto che stanno dentro casa tua, prendili te, però loro stanno comodi, no? Perché loro ne godono il beneficio e senza tirar fuori, quindi, però insomma, voglio dire, stiamo tentando di... Ecco. Prego Giustino, soltanto, vai avanti te sulle... No, soltanto una chiosa. Noi siamo una liquidazione coatta amministrativa, si dovrà chiudere con l'estinzione del soggetto, non ci sarà più, e mi auguro che sia abbastanza chiaro che non può esserci estinzione finché c'è una titolarità giuridica di beni. Il vincolo pertinenziale non risolve il problema, semplicemente svilisce il valore di quei beni. Quindi noi tutti auspichiamo che tornino alla collettività, abbiamo provato a parlare con il Ministero dei Beni Culturali tramite il MEF, visto che insomma abbiamo da un lato il creditore che è il MEF e dall'altro giustamente chi tutela i beni culturali. Abbiamo auspicato che ci fosse possibile una qualche soluzione, certo col vincolo pertinenziale ogni soluzione è più difficile, benché agli occhi dell'opinione pubblica pensare che quel bene resta vincolato a quel palazzo forse è un bene, io questo lo comprendo, però non se qualcuno dovrà comunque dismetterli, ecco questo vorrei cercare di dire con chiarezza, però non aggiungo altro perché non spetta poi a me dire null'altro. Rispondo alle domande dell'onorevole Zanettini che sono tante, proverò a rispondere con poche chiose. Commissione AMCO, ma guardate, allora intanto c'è da fare una premessa. Le commissioni AMCO sono state negoziate tra i commissari e AMCO, il contratto evidentemente comprensivo della struttura delle commissioni, una struttura complessa, è stato sottoposto al vaglio preventivo del MEF, perché anche noi commissari volevamo essere certi della congruità delle competenze riconosciute ad una partecipata pubblica, ma pur sempre ad un soggetto terzo. E ovviamente abbiamo ottenuto questo parere di congruità. La struttura commissionale, onorevole, in realtà si regge su una serie di driver che all'epoca erano quello che conoscevamo, cioè per intenderci il GBV o l'attesa statistica di incasso, nessuno conosceva quel portafoglio. Alla fine, nella reciproca tutela, abbiamo pattuito una clausola di aggiustamento del corrispettivo per cui AMCO non potrà in nessun caso avere una margin ratio, si chiama così, cioè un guadagno superiore all'8,5% del proprio corrispettivo. Questo vuol dire che avrà 100 euro di corrispettivi, potrà trattenerli a condizione che abbia ricevuto almeno, che abbia sostenuto almeno 92,5 euro di costi direttamente imputabili a questa procedura. Diversamente il di più deve restituirlo alle LCA. Quindi è un meccanismo, diciamo, di garanzia. Non conoscevamo quale poteva essere effettivamente la struttura degli incassi di questa massa enorme di crediti. Siamo andati per approssimazione e ci siamo tutelati reciprocamente, perché se per caso AMCO avesse una perdita nella gestione noi dovremmo contribuire ad una quota parte di quella perdita. Quindi è un meccanismo equilibrato che avrà un primo riequilibrio alla fine proprio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020. Peraltro i numeri che lei mi ha dato non mi sono chiarissimi, le do i nostri, nel senso che lei faceva riferimento ai colleghi di Veneto ma io non ho seguito la discussione. E AMCO al momento ha incassato circa 900 milioni di euro, ne ha trasferiti 710 alla LCA, ma i 232, che sono la differenza, sono stati impiegati per 37 milioni per nuova finanza, per 37 milioni e mezzo come trattenuta per erogazioni di futura nuova finanza, funziona così,
trattengono una parte delle somme solo perché ci può essere un nuovo tiraggio delle stesse linee di credito, e quindi sono 70, hanno sostenuto costi di spese legali per circa 50 milioni, che su 900 sono il 4,5%, voto per pieno, e hanno maturato competenze provvisorie per altri 50 milioni, che sono sempre il 4,5%. Quindi io questi numeri le posso dare e spero di averle risposto. E sulle sentenze baciate nessun problema a fornire le sentenze, le stiamo raccogliendo anche noi, molte sono spesso identiche, quindi magari vi segnaleremo che c'è un filone che si regge su una certa sentenza, ma solo per semplicità di lettura. E sull'ammissione al passivo, sì, l'abbiamo scritto anche nell'informazione pubblica che non c'è una concreta possibilità di recupero, al momento perlomeno, molto dipende dai futuri recupero di AMCO e non da noi. I 67 casi di intesa si riferiscono al contenzioso escluso, quindi al contenzioso che era rimasto nella titolarità dell'LCA e sono di vario genere, dall'anatocismo all'usura, al mis-selling, anzi 16 sono per negoziazione assegni, ecco, questo per farle comprendere che insomma sono un po' estranei rispetto a ciò che è stato trasferito. E l'ultima cosa, che è la domanda alla quale non sappiamo rispondere, perlomeno io non sono in grado, a che punto siamo, quanto abbiamo venduto e quanto resta da vendere? Beh, noi abbiamo venduto quasi tutto, nel senso che tutto ciò che era nelle nostre disponibilità, tranne le opere d'arte, le interessenze minoritarie, ma complessivamente parliamo di 100 milioni, e noi non abbiamo da vendere altro nella nostra disponibilità. Dobbiamo fare ovviamente le azioni giudiziarie, quindi sono naturalmente le azioni di responsabilità, ci mancherebbe altro, dobbiamo gestire il contenzioso passivo piuttosto che altro, ma l'attività liquidatoria, mi permetto di dire, noi l'abbiamo quasi completata. Resta il tema, titolarità dell'LCA, dei crediti baciati, su cui ovviamente avremo ancora molto da dover fare, ma non ho una previsione di percentuale, diciamo, di soddisfazione attesa. La gran parte però, ci tengo a ribadirlo, dell'attivo dell'LCA, ma non dell'attivo di oggi, dell'attivo all'apertura dell'LCA, l'80% dell'attivo erano i crediti ceduti ad AMCO, quindi il futuro dell'LCA, dispiace dirlo, ma va chiesto ad AMCO e non lo facciamo sempre. Noi ogni anno lo chiediamo con grande attenzione, ma insomma non sta nelle nostre disponibilità. Spero di avere risposto. Grazie. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, intanto salutiamo il professor Giustino Di Cecco, il dottor Claudio Ferrario e il dottor Francesco Schiavone Panni. La seduta è tolta, 5 minuti di sospensione e poi facciamo l'ufficio di presidenza. Grazie ancora, buongiorno.